È buio, apri gli occhi e vedi una luce brillante. Tutto intorno vedi lampeggiare sagome di persone. I tuoi occhi si abituano alla luce e ti guardi intorno. Sei in un ospedale. Attorno a te ci sono medici in tute protettive bianche e maschere antigas. Come ti senti? Ti chiede uno di loro. Non ricordi cosa è successo? Ti gratti la testa e senti uno strano suono raschiante. Ti guardi il palmo. È di vetro. Tutto il tuo corpo, in realtà, è di vetro. I dottori dicono che c'è stato un incidente, ma tu non ricordi niente. Ti alzi dal letto e ti accorgi che il pavimento è ricoperto da uno spesso strato di lanugine. Serve ad evitare di romperti la pelle cadendo a terra. Non riesci bene a muoverti, ti senti fragile. Qualsiasi contatto con oggetti lascia graffi sul tuo corpo e bruciano. I medici ti offrono del purè di patate, ma non hai fame. Vuoi sapere cosa sta succedendo e perché indossano tutti delle maschere antigas? Dicono che sei arrivato accidentalmente alla discarica dove gli scienziati stavano effettuando dei test con sabbia, fuoco e radiazioni. Per qualche motivo sei riuscito a entrare nel campo delle sperimentazioni e ti è cambiato il corpo. Lì indossano tutti maschere antigas e tute protettive perché qualsiasi tipo di contatto con te può essere pericoloso. Ora sei in un istituto speciale e verrai studiato da scienziati e medici da tutto il mondo. Su, vuoi solo andare a casa e vedere i tuoi genitori e amici. Il dottore dice che ora è impossibile. Devi essere esaminato in modo che possano capire il potenziale delle tue capacità. Andrà tutto bene, aggiunge, ma la sua voce suona strana. Scoprono che questo vetro è interconnesso con le cellule del tuo corpo. Ad esempio, una tazza ti cade sul piede e ti si rovina, ma dopo alcune ore la fessura scompare e il tuo piede diventa di nuovo liscio. I tuoi organi, ossa e tessuti molli sono normali. Solo la pelle ha acquisito le proprietà del vetro. Puoi anche rendere la tua pelle di vetro trasparente a piacimento. Così riesci a vedere i muscoli. Ok, ti fa un po' paura. Sei sotto costante controllo medico. Quasi nessuno ti parla o mostra il suo volto. Sei nervoso perché non ci sono finestre da nessuna parte. Le piante sono artificiali e ogni notte la tua stanza viene chiusa con una serratura magnetica. Ti muovi con molta attenzione. Hai paura che la pelle ti si rompa. Gli scienziati promettono di risolvere questo problema. Ti mettono su una barella, ti legano e ti portano da qualche parte. Il dottore afferma di sapere come renderti meno fragile, ma devi fidarti di lui. Ti portano in una stanza buia. Il medico ti chiede di tenere gli occhi chiusi durante l'operazione. Ti guardi intorno e vedi stufe enormi. Le persone in maschera antigas ti spingeranno lì. Chiedi loro di non farlo. Non ti dispiace rimanere fragile? Gli scienziati ti mettono in una camera di ghisa. Stai urlando. Intorno a te ci sono solo fiamme. Chiudi gli occhi. Fa sempre più caldo. Il fuoco ti avvolge completamente. È come se fossi all'interno di un vulcano, ma non provi nessun dolore. Dopo pochi minuti, le fiamme scompaiono. L'aria fredda inizia a soffiare sul tuo corpo dalle pareti. I ricercatori ti tirano fuori dal forno. Chiedi al dottore di slegarti. Puoi farlo da solo, dice. Sforzi i muscoli e strappi facilmente le cinghie. Ti metti in piedi a terra e senti una forza incredibile nel tuo corpo. Il dottore dice che ora sei fatto di vetro temperato. Significa che sei più forte del cemento e di alcuni metalli. Passi tutta la giornata a testare la tua nuova pelle. Puoi distruggere i muri e resistere a qualsiasi danno. Fuoco, frecce, martelli, niente può scalfire la tua pelle. A fine giornata i medici ti seguono nella tua stanza. Ma scatta l'allarme e loro, nella foga, corrono via e dimenticano di chiuderti la porta. Ti alzi dal letto e vai nel corridoio. Tutto l'edificio lampeggia di una luce rossa. Ci sono sirene che squillano dappertutto. Le porte dell'ascensore si aprono e diverse persone in maschera antigas scappano. Raggiungi l'ufficio più vicino e ti nascondi lì. Nessuno ti nota, sono tutti impegnati a correre. Ti guardi intorno, sembra un laboratorio. Ci sono fiale e altri strumenti scientifici. Ci sono anche tantissime scansioni a raggi X sulle pareti. Trovi una piccola torcia e te la metti in tasca. Poi noti dei documenti sul tavolo. Nella prima pagina vedi la tua foto. Guardi il file, ma non riesci a leggere nulla. Al posto delle lettere ci sono strani simboli. Sembra una lingua sconosciuta. Qualcuno ti afferra da dietro. È una ragazza giovane. Sta piangendo e chiede aiuto. Le sue lacrime ti gocciolano sulle mani. Gli scienziati entrano nell'ufficio e portano via la ragazza. «Scappa di qui!» urla prima di scomparire dietro l'angolo. Guardi uno dei dottori. «Ma dove siamo?» chiedi. «Per favore, torna in camera tua», risponde educatamente il dottore.
Esci dall'ufficio e senti uno strano odore. Sono le tue mani, puzzano di benzina. Devono essere le lacrime di quella ragazza. Stava piangendo benzina? Vai a letto e decidi che domani scapperai da quel posto terribile. Sei nervoso e in quel momento succede qualcosa al tuo corpo. Ti guardi la mano e vedi il tuo riflesso. La tua pelle si è trasformata in uno specchio. Grande, un altro superpotere. Raggiungi la tasca per estrarre la torcia e trovi una carta per la serratura magnetica. Quella ragazza deve avertela messa in tasca, probabilmente l'ha rubata ai dottori. Ora devi solo trovarla e salvarla. Ti alleni su un tapirulan e chiedi di andare in bagno. I dottori ti stanno aspettando dietro la porta. Ti lavi le mani e ti guardi allo specchio. Hai un'idea. Attivi le tue abilità di specchio. Stai vicino al lavandino e ti fondi con lo specchio del bagno. Stai aspettando. I medici, ancora con le maschere antigas, entrano in stanza. Non ti vedono. Dopo aver detto qualcosa in una lingua sconosciuta, se ne vanno. Improvvisamente, uno di loro torna indietro. Guarda il suo riflesso nello specchio, dritto in faccia. Per fortuna non ti vede. Se ne va poco dopo. Dopo un po' esci anche tu e corri nel corridoio. Dietro a te senti delle voci. Trasformi di nuovo la tua pelle in uno specchio e ti nascondi dietro l'angolo. Passa un gruppo di scienziati. Ora vai nella direzione opposta. Corri attraverso un lungo corridoio, ma vedi un vicolo cieco. Senza esitazione, colpisci il muro e ti ritrovi nella sala principale. Ci sono molte stanze chiuse, con dentro delle persone. C'è una persona in fiamme che cammina in una stanza ignifuga. Poi vedi un ragazzo dietro un'altra porta, che al posto dei capelli ha delle piante che gli crescono in testa. Ci sono persone con strani superpoteri ovunque. Usi la tessera magnetica per aprire tutte le porte, ma nessuno lascia la cella. Perché l'hai fatto? Non lo sai ancora? Chiede una vecchia signora con lanterne al posto degli occhi. In una delle celle trovi la ragazza che ti ha dato la tessera magnetica. Le chiedi di scappare con te, ma lei si limita a guardarti e scuote la testa. Suona di nuovo l'allarme. Le porte si stanno chiudendo. Corri fuori dal corridoio e ti ritrovi in un lungo corridoio buio. Chiudi la porta e rompi la serratura. È buio. Accendi la torcia e ti illumini il corpo, che riflette e illumina l'intero corridoio come una potente lampada notturna. Cammini ancora e noti un'altra fonte di luce. È una finestra! Finalmente! Corri il più veloce possibile. Ti stai avvicinando alla piccola finestra che porta alla libertà. I tuoi inseguitori sfondano la porta e ti urlano qualcosa. Non li senti, stai pensando solo a scappare. La finestra è sempre più vicina e la luce è sempre più luminosa. Stringi il pugno per rompere il vetro. Mancano ancora pochi passi e... ti fermi. I tuoi occhi si riempiono di orrore. Tutto il tuo corpo comincia a tremare. I tuoi occhi non riescono a credere a quello che vedi fuori dalla finestra. Vedi un'enorme cintura di asteroidi, le luci di un pianeta viola sconosciuto, dei riflettori luminosi di una stazione spaziale. Ti rendi conto che non sei sulla Terra, sei all'interno di un'enorme astronave, molto lontano da casa. Potresti essere dall'altra parte della galassia. Questi esseri, qualunque cosa siano, ti hanno portato dalla Terra per condurre esperimenti su di te. Sei così scioccato che perdi conoscenza. Buio. Stai finalmente tornando in te. Vedi delle persone che indossano tute protettive bianche. Non sai dove sei e non ricordi nulla. Come ti senti? Chiede il dottore. Il tuo corpo è coperto di vetro. Dove mi trovo? Sei all'interno di un'enorme astronave, molto lontana da casa. Un flash luminoso ti acceca. Quando apri gli occhi, vedi delle persone con tute protettive e maschere antigas. Intorno a te noti delle strane apparecchiature scientifiche. Cosa mi è successo? Uno scienziato, coperto con una mascherina, ti dà silenziosamente una pacca sulla spalla. Poi però ne vedi un altro che nasconde uno scanner in una cartella etichettata «Trattamento della memoria». Ehi, cos'è questa roba? Cosa mi avete fatto? Cerchi di alzarti, ma ti rendi conto che hai braccia e gambe legate al tavolo, mentre la tua testa è assicurata con delle cinghie. Stai per avere una crisi di panico. Poi senti una voce calma e calda. Buongiorno, Sky. Lasciami andare. Silenzio, ragazzo, calmati. Va tutto bene. Beh, ieri ti sei messo nei guai. Colleghi, perché lo avete legato in quel modo? Non è un mostro, vero?
Gli scienziati ti liberano e l'uomo con la veste bianca continua a guardarti con un ampio sorriso. Il mio nome è Dottor Merville. Ti assicuro che sei perfettamente al sicuro. Sei stato coinvolto in un orribile esperimento e noi ti abbiamo salvato. E il vetro su tutto il mio corpo? Posso riavere la mia pelle? Certo. Oggi i miei colleghi prepareranno un farmaco speciale per te. Ci vorrà un po' di tempo, ma in serata avrai lo stesso aspetto di prima. Domani ti aiuteremo a tornare a casa. Nel frattempo i miei colleghi ti accompagneranno nella tua camera. Ha bisogno di riposare. Pare che tu possa finalmente tirare il fiato. Apparentemente sei stato fortunato. Queste persone vogliono veramente aiutarti. L'orologio del dottor Merville suona. Ci vediamo dopo, Sky. Mentre cammini lungo il corridoio verso la tua stanza, pensi a casa e a quando questi simpatici scienziati ti ci riporteranno. Tuo padre deve aver dato di matto a causa della tua assenza per alcuni giorni. Improvvisamente, una griglia di ventilazione cade dal soffitto direttamente sulla testa di uno degli scienziati mascherati. Due sconosciuti, un ragazzo e una ragazza, saltano fuori dal condotto di ventilazione. Il ragazzo punta la mano proprio verso di te. Accanto al suo palmo appare una palla viola. Sembra un ammasso di energia. Il ragazzo scaglia questa sfera che ti attraversa. Senti un rumore di scarica elettrica alle tue spalle. Quando ti guardi intorno, noti che gli scienziati hanno gli occhi che scintillano. Le loro teste iniziano a muoversi a caso, poi si staccano e cadono a terra. Che succede? No, no! Andiamo, ragazzi! Avete promesso di riportarmi a casa! Stringi i pugni, pronto per colpire gli estranei. Chi sei? E cosa vuoi? Una parola, Claire, e lo finisco! Questo ragazzone ha un aspetto spaventoso. È pronto a combattere con te. Calmati, Bob. Sky, ascolta, ti hanno mentito tutti. Posso aiutarti a sbarazzarti della pelle di vetro. Non ti ricordi di me? No, dovrei. Voi due non sembrate troppo amichevoli. Sei sicuro di vedere questi ragazzi per la prima volta? Gli occhi della ragazza si riempiono di lacrime e percepisci l'odore della benzina. Questo odore ti sembra molto familiare, ma non riesci a ricordarlo per quanto ti sforzi. Fidati di me, ti mostreremo tutto. Non sai perché, ma istintivamente prendi la sua mano. Claire ti conduce verso una porta. Le sue lacrime cadono sulla serratura. Poi schiocca le dita e le dà fuoco. La porta si apre. Sali su una sedia e si vede una sala conferenze. Guarda laggiù, capirai tutto. Devi solo rimanere in silenzio. Senti di nuovo una voce familiare. Viene dal condotto di ventilazione. È il dottor Merville. Gli scienziati e i medici che si sono presi cura di te sono riuniti intorno a un tavolo. A capotavola c'è il dottor Merville. Signori, siamo addirittura d'arrivo. Domani, dopo la fine dell'ultima fase dell'esperimento, riceveremo una squadra di individui con dei superpoteri. Con il loro aiuto saremo finalmente in grado di prendere il potere sulla Terra. Improvvisamente, diversi scienziati corrono nella sala conferenze e sussurrano qualcosa all'orecchio di Merville. Siete fuori di testa! Trovateli, subito! Non potete lasciarli scappare! Scopri che questo dottore bonario vuole solo usarti. Tu per lui sei solo una cavia. Ma com'è possibile? Perché? Bob, aiutalo, più veloce! La testa inizia a farti male, molto male. Vedi i tuoi ricordi scorrere davanti agli occhi. Ora ricordi la vista dalla finestra della stazione spaziale, Claire, e soprattutto che sei rinchiuso qui con la forza. Claire! Sky, dobbiamo tornare sulla Terra e in fretta! Mio padre troverà un modo per fermare il dottor Merville. So come arrivare al dock. Lì possiamo rubare un'astronave e volare a casa. Ma prima salveremo tutte le persone tenute qui. Non possiamo abbandonarle. Sky, ascolta, hanno migliaia di robot e noi siamo solo in tre. Non funzionerà. Ragazzi, ecco cosa possiamo fare ora. Bob ha appena disattivato i robot con un'incredibile palla elettromagnetica. Ha facilmente bruciato le serrature. Ci uniremo e useremo i nostri nuovi poteri contro di loro. Hai ragione, Sky. Siamo persone diverse ora. Claire, puoi entrare nel centro di controllo e aprire le celle? Bob e io libereremo tutti e poi raggiungeremo l'astronave. Sì! Ora hai un piano di fuga. Ma appena esci dalla stanza, vedi alcune decine di robot. Ti puntano addosso i blaster. Siete stati catturati.
Pensavi che qualche adolescente ingenuo potesse battermi? Beh, così è ancora meglio. Ora condurremo la fase finale dell'esperimento. La ragazza sarà la prima. Vedi il robot portare un gigantesco impianto laser al laboratorio e puntarlo su Claire. Non hai idea dell'errore che hai fatto quando hai deciso di fare esperimenti su di noi. Sei furioso e cerchi di liberarti, ma la tua pelle inizia a creparsi su tutto il corpo. Faresti meglio a stare attento, Sky. Lei soffrirà a causa tua. Ti avevo detto di stare tranquillo nel tuo alloggio. Sei furioso. Delle fessure blu ricoprono la tua pelle. Strappi le cinghie, ma i robot ti tengono stretto. Il dottor Merville accende il cannone laser che inizia a ronzare. Tra pochi secondi, Claire sarà spacciata. Questi ingenui adolescenti vi mostreranno di cosa sono capaci ora. Chiudi gli occhi e immagini di saltare da un albero. Tua madre è lì per prenderti. Ti abbraccia e dice: sei il mio eroe, Sky. Lo sarai sempre. Tu apri gli occhi. Il tuo cuore batte ancora più forte e riesci a trovare la forza di spingere via i robot. Il laser ti ferisce, ma le tue ferite guariscono in fretta. Guarda il tuo braccio destro trasformarsi in qualcosa di ancora più solido per qualche strano motivo. Cosa succede? Perché questa luce è così brillante? Il tuo braccio si sta trasformando in un diamante. Sì! Vedi i robot che corrono di nuovo verso di te, ma vengono fatti a pezzi dai tuoi potenti colpi. Più t'arrabbi, più il tuo corpo si indurisce e più le schegge di diamante lo ricoprono. Sky, stop! Cerca di calmarti o tutto il tuo corpo si trasformerà in un diamante! Questo è proprio quello che serve a Merville! Claire ha ragione. Più forti sono le tue emozioni negative, più il tuo corpo cambia. Il dottor Merville si dirige frettolosamente verso l'uscita. Tu lo insegui, ma lui scompare dietro le porte pesanti. Liberi i tuoi amici. Claire ti abbraccia e le schegge di diamante scompaiono da tutto il tuo corpo. Ma il tuo braccio resta ancora ricoperto di diamanti. Salviamo gli altri prima che i robot li raggiungano. Cercherò di raggiungere il centro di controllo e aprire le celle. Poi ci incontreremo al doc. Claire, fai attenzione. Non potrò perdonarmelo se dovesse succederti qualcosa. Mi troverai. Ma come? Le lacrime inondano gli occhi di Claire mentre corre via. A terra cadono delle gocce di benzina che si accendono e iniziano a fumare un secondo dopo, lasciando una scia dietro la ragazza. In questo modo potrai tornare da Claire. Sky, sbrigati! Tu e Bob vi fate strada verso le celle attraverso decine di robot. Bob, ce ne sono troppi! Toccala! Sei sicuro? Tocchi la sfera di energia viola con la tua mano diamantata. L'energia passa attraverso di essa e si scompone in tante piccole sfere che Bob lancia direttamente nei robot, facendoli spegnere. Wow, fantastico! Sì, come i veri supereroi! Nel frattempo, Claire corre verso il centro di controllo. Due robot le bloccano la strada. La afferrano, ma gli occhi di Claire iniziano a luccicare. Anche gli occhi dei robot si illuminano e si fermano. Improvvisamente cominciano a combattere tra loro. Claire li supera correndo. Colpisce il pulsante giusto e sul monitor appare la scritta: tutte le celle sono aperte. Tu e Bob vedete tutte le porte nel corridoio aperte. Un'anziana signora sbircia fuori dalla sua cella. Al posto di uno dei suoi occhi ha un brillante. Nonna, dobbiamo correre! Ecco il mio cane! Riccio, vieni qui! Seguitemi tutti, vi portiamo a casa! Diversi robot ti aspettano nel corridoio. Senti il cane abbaiare alle tue spalle. Riccio, vai! Occupati di questa ferraglia! Giri la testa e vedi che il tuo cane sta dietreggiando per poi saltare proprio tra i robot. Mentre in volo si trasforma in un porco spino. Li spinge via con la coda e li abbatte. Lo abbracci e sorridi. Bravo, ma adesso dobbiamo trovarti un nuovo soprannome. Avete quasi raggiunto il vostro obiettivo. Solo una porta gigante vi separa dal doc. Ce l'abbiamo fatta. Che bella squadra che siamo. Aspetta, dov'è Claire? Forse è stata catturata? Dobbiamo sbrigarci, Sky! Non vado da nessuna parte senza di lei. Improvvisamente un suono terribile ti perfora le orecchie. Ti fa male la testa, inizia a contorcerti e cadi a terra. In quel momento appare il dottor Melvin. Ha in mano un enorme megafono. Spinge Claire al centro del corridoio. Lei si copre le orecchie e cade a terra. Mi dispiace, Sky. Ha seguito le tracce di fuoco che ho lasciato per te. Pensate di essere tutti supereroi ora, eh? Vi piace la mia ultima invenzione? Avete due possibilità. Potete continuare a combattere e, men che non si dica, sarete tutti finiti. Oppure aprirò la porta e vi lascerò andare. Ma tu, Sky, resterai con me.
Sky, non farlo! Possiamo far saltare la porta! Ci inventeremo qualcosa! Potete provare a scappare, ma tutti ne pagheranno le conseguenze. Se invece vi arrendete, non vedrete mai più la vostra casa. Sono d'accordo. Lo spengo. Devi andare da dottor Merville. Ora dimenticherai tutto quello che è successo. Ti trasformerò in un diamante che mi aiuterà a prendere il completo controllo della Terra. Il dottor Merville preme alcuni pulsanti. Ti copri il viso con la mano. In quel momento, l'intero corridoio viene illuminato da un potentissimo flash. Il raggio si è rifratto all'interno del tuo braccio di diamante e schizza indietro, colpendo il dottor Merville. Il dottor Merville si trasforma improvvisamente. Ora sembra un uomo normale con un viso gentile. Oh, ragazzi, ciao. Cosa sta succedendo qui? Non ci posso credere. Ora lui ha perso la memoria. Sky, è la nostra occasione! Corri! Come facciamo ad aprire questa porta adesso? Improvvisamente la nonnina si mette davanti. La luce che esce dal suo occhio diventa più concentrata. Guarda la porta. Nella zona colpita dalla luce appare un passaggio verso l'altro lato. Più in fretta! Tu e la tua squadra passate attraverso la porta. La luce si spegne. Il passaggio alle vostre spalle si richiude. Non c'è più nulla a impedirvi di tornare a casa. Stiamo andando a casa. Ora devo ricordare tutto quello che mio padre mi ha insegnato. Stai volando attraverso lo spazio oscuro. Finalmente libero. Bob e Claire sono vicini. Riccio sta riposando vicino ai tuoi piedi. Avete visto tutti la nostra super nonna? Come ha fatto a farci passare dalla porta? La nonna fa l'occhiolino. Tutti ridono. Ci hai salvato, capitano Sky. Mi dispiace di essere stato un tale codardo. Non sarebbe stato possibile fare nulla senza il tuo aiuto. Aspetta, hai detto capitano? Ma certo, capitano. Siete tutti d'accordo? Tutti i tuoi nuovi membri dell'equipaggio sorridono e annuiscono. Sei il mio eroe! Non avrei mica pensato che ti avrei lasciata lì. Raggiungi Claire e la baci sulla guancia. La tua mano improvvisamente passa di nuovo dal diamante al vetro. Sai, più di ogni altra cosa voglio riavere la mia pelle. Hai detto che sai come fare? La mia amica è una ricercatrice molto abile. Lei sicuramente saprà aiutarti. Spero che non sia un robot. Chi potrebbe essere adesso? Figliuolo, stai bene? Papà? Beh, certo, sei l'unico che può fare chiamate interspaziali. Vedi degli ufficiali militari in uniforme in piedi dietro tuo padre. Sì, stiamo volando verso casa. Ho bisogno di dirvi tante cose. Sono felice di sentirtelo dire, ma non puoi tornare sulla Terra. La chiamata si interrompe, sempre dal panico, e comincia a premere i pulsanti. Papà, aspetta, perché? Improvvisamente ti rendi conto che sei tutto solo nello spazio esterno e non c'è modo di tornare a casa. Bob, controlla le coordinate. Qualche segnale che ci avviciniamo alla Terra? Sì, siamo a metà strada, ma ci è stato ordinato di non tornare indietro. Sono pessimo a eseguire gli ordini. Presto vedremo di nuovo cieli azzurri. Massima velocità in avanti. Speriamo di non incontrare un buco nero. Sky, meteoriti! Vengono proprio verso di noi! Attiviamo lo scudo. Ok, la traiettoria dice che vengono verso di noi a 96.560 km orari. Abbiamo un po' di tempo. Bob, propulsori a tutta potenza. Allacciate le cinture. Sarà un viaggio turbolento. Lo scudo è al 70% e crolla velocemente, Sky! Reindirizza tutta l'energia dello scudo al laser. Sei sicuro? Non avremo alcuna difesa! Non abbiamo tempo. Fatto! Via, dobbiamo tornare a casa. Bob, dammi il 5. Sky, guarda lì! No, no, non il buco nero! Abbiamo ancora energia? È esaurita! Abbiamo 5 minuti prima che il campo gravitazionale ci trascini nel buco nero. Cosa dobbiamo fare, capitano? Attenzione, squadra. John, togli l'alimentazione. Veloce. Bob, gettaci una carica di energia. Claire, pronta per l'accensione. Forza, amico, forza, accenditi. 3, 2, 1. Via, i motori sono accesi. Ora a tutta birra. Ma perché l'astronave non si muove? È troppo tardi. Siamo già nell'orizzonte degli eventi. Il punto di non ritorno.
La potenza del motore non è sufficiente per superare la gravità. Siamo troppo vicini. Il motore non riesce a farci allontanare. Se mi rompo per il sovraccarico... Non succederà. Ci sono io. Tenete duro. Sky! State tutti bene? Nonna, dacci un po' di luce. Non è così spaventoso qui fuori. Da qui possiamo volare nel futuro. Guardate, la luce dell'universo si sta allontanando. Nonna, cerca di fare luce fino a quel punto. E poi attiva il teletrasporto. Siamo già nel cuore del buco nero. Il teletrasporto non funziona. Allora, come usciamo da qui? Non ne ho idea. Dubito che qualcuno sia mai stato qui prima. Spero che qualcuno risponda al nostro segnale. Sky, qui il tempo scorre diversamente. Ogni secondo qui potrebbe essere un giorno o anche una settimana sulla Terra. O addirittura anni. Cos'è stato? Allacciate le cinture. Sì! È la Terra! Siamo a casa! Claire, Bob, nonna, John, dove siete? Devono essere andati a chiedere aiuto. Beh, Riccio, dato che abbiamo attraversato un buco nero, potremmo aver viaggiato nel futuro. Ah, salve. Che anno è? Siamo nel 2250. Che cosa? Riccio, quanto abbiamo viaggiato? Bob sarà felicissimo. Scusa, hai del pane e dell'acqua? Ho banane e foglie di eucalipto. Aspetta, cosa? Mangiate foglie qui? Sì, molto nutrienti. Mi fido. Ehi, hai visto qualcun altro qui intorno? Ho visto una ragazza e un ragazzo alto. Sono andati alla cascata. Venite, vi faccio vedere dov'è. Claire, Bob, il teletrasporto della nonna ha funzionato. Ragazzi, è il 2250, ci credete? Beh, quantomeno siamo sulla Terra. Dai, Riccio, va tutto bene. Dove sono John e la nonna? Stanno riposando laggiù, in quella grotta. Dimmi come raggiungere la città più vicina. Dobbiamo trovare parti per la navicella. C'è una città nelle vicinanze, ma sta calando la notte. Dobbiamo trovare un riparo e aspettare. Altrimenti saremo in pericolo. No, dobbiamo andare ora! Ragazzi, sistemiamo la navicella e torniamo alla nostra epoca. Sky, ascoltalo. Sa di cosa parla? Guarda, il sole sta tramontando. Andiamo nella grotta. Ragazzi, cosa c'è che non va? Avete mangiato troppe foglie. Vabbè, io me ne vado in città da solo. Riccio, i ragazzi si comportano in modo strano. Perché fa così freddo? Oh no, 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 no. Ragazzi, avevate ragione. Prima dobbiamo esplorare quest'isola. Fa freddissimo. Accendiamo un fuoco. Claire, puoi aiutarmi? Ho lasciato l'accendino sulla navicella. Ma tu hai lacrime di benzina. John, puoi darci dei rametti per il fuoco? Qual è il problema, ragazzi? Nonna, Bob, non mangiate più quelle foglie. Vi rendono strani. Cosa sta succedendo? Lasciatemi andare. Dove sono i miei amici? Chi siete? E perché la Terra è abitata da lucertole? Chi ha detto che siamo sulla Terra? Bravo cane, vieni qui.
Su, lo sai che siamo migliori amici? Oh, veramente? Non ho mai avuto degli amici. Perché a volte siete persone e a volte lucertole? E perché il vostro pianeta assomiglia alla Terra con la stessa gravità e le stesse piante? Non lo so. Di giorno siamo persone. Quando scende la notte ci trasformiamo in lucertole. Cosa fanno gli amici? Gli amici si vogliono bene. Quindi lasciami andare. Ti vado a prendere delle foglie. Ok, andiamo. Fermatevi! Ah, il capo del pianeta delle lucertole! È qui! Ora mi trasformerò in te e rimarrò un essere umano per sempre. I miei amici con i superpoteri sono già sulle mie tracce. Beh, non credo. Sono in prigione e vivranno solo fino alla prossima luna piena. Dopodiché scompariranno per sempre. Bene, allora dai, trasformati in me se vuoi diventare di vetro. Così ti spaccherò in mille pezzi. Non preoccuparti, troverò una cura per questa fragilità e mi sbarazzerò della pelle di vetro. Di nuovo! Perché non funziona? L'amore di qualcuno lo protegge. Claire! Allora è inutile. Facciamo decidere ai cittadini cosa fare di lui. Le mie lacrime sono normali. Dove sono i miei superpoteri? Nemmeno io li ho. È la fine. Siamo spacciati. Dovremmo solo agire diversamente. Voi, state zitti! Ehi, guardia, si tratta di un errore. Siamo ragazzi normali, eravamo solo in viaggio. Per legge abbiamo il diritto di fare una chiamata. No, di sicuro state tramando qualcosa. Qui avete un solo diritto, rimanere in silenzio. Ragazzi, c'è Sky. Cosa vogliono fargli? Hai sentito? È il cane! Oh, e chi è questo piccoletto? Vieni, cagnolino! Ah! Più veloce, amico, più veloce! Dobbiamo salvare Sky! Cari cittadini, oggi giudicheremo e condanneremo questo ragazzo. Ha osato invadere il nostro pianeta. Abbiamo già incontrato degli estranei e siamo stati benevoli, ma si è rivelato un terribile errore. Facciamogliela pagare! Non ho capito su quale pianeta ci troviamo. Salve, ci può dire se siamo sulla Terra? No. Dove sta andando? Ora è chiaro perché non possiamo chiamare i nostri genitori. Già tanti anni fa abbiamo visto piombare un'astronave nel nostro cielo. L'alchimista è atterrato proprio in questa piazza. Ci ha offerto di curare tutte le nostre malattie per creare una civiltà migliore, ma ci ha ingannato. Cercava volontari per testare la sua biotecnologia. Da quel momento, le persone sul nostro pianeta si sono trasformate in lucertole. I nostri scienziati hanno cercato una cura, ma funziona solo durante il giorno. E l'alchimista si è nascosto nella bocca di un vulcano per completare il suo esperimento e spruzzare una sostanza nociva su tutto il pianeta. Ma questa volta puniremo chi è atterrato sul nostro pianeta senza invito. Rompete quell'essere di vetro! E tu pensi di essere migliore dell'alchimista? Voi gente lucertola vi siete trasformati nei miei amici e li avete rinchiusi. Pensate di essere umani, ma vi comportate da animali. Ciao ciao, impostori! Ma sono uguali! Sky! Ragazzi, siete vivi! E nonna, e John! Sono al sicuro, ma abbiamo perso i nostri superpoteri. Stai tranquilla, ci verrà in mente qualcosa. Ehi, cagnolino, vieni qui! L'alchimista vi ha tolto la capacità di essere umani e avete il diritto di essere arrabbiati.
ma se vi comportate da animali, distruggerete l'umanità che è ancora in voi. È vero! Hai ragione, Sky. Non siamo animali, siamo persone. Ci prenderemo cura della nostra civiltà. Ragazzi, perdonateci. È difficile vivere nel corpo di qualcun altro. La seconda parte della cura è ancora con l'alchimista. Vi aiuteremo, popolo della città delle lucertole. Andremo dall'alchimista e prenderemo la cura. Dovete arrivarci prima che faccia buio. Vi mostrerò io la strada. Che odore terribile! Zolfo, è difficile respirare! Strano, io non sento niente. Elementali di pietra! L'alchimista li ha creati per proteggersi! Allora siamo sulla strada giusta. Sky, come combatteremo l'alchimista se non abbiamo più i superpoteri? Ho ancora la mia superpelle, è più utile di quanto pensassi. Stavate cercando questa. Dacci la cura e non dovremo combattere. Non può essere. È il dottor Mervin. Chi ha parlato di combattere? Sky, no! Hey, Megalodon. So che sei lì da qualche parte. Vorrei vederti almeno per una volta. Meg, sai, oggi è il giorno. E se non mi ama? Ti ho vista nei miei sogni, mi chiamavi. Tutti pensano che tu non esista. Ma io so che esisti. Meg? Ah! Lizzie! Scusa! Mi sono perso! Lizzie! Lizzie! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Dana, smettila di rompere in casa mia! Sono passati 2 giorni, Lizzie non è stata ritrovata e tu sei qui a giocare con i bastoni! E cosa posso fare? Cosa le hai detto esattamente l'ultima volta che vi siete sentiti? Niente che potesse spaventarla, vero? Dovevamo incontrarci dove lei va sempre ad aspettare Meg. Lei pensa che non sia estinta. Non so perché. Perché questa è nella tua stanza? Dov'è lei? L'ho vista nuotare via. Forza, prepara i bagagli, in fretta. Andiamo a cercarla e lascia perdere il tuo stupido bastone. No. Questo mi servirà per riprendermi Lizzie. Thank you.
se avessi già visto quest'isola prima. Amico, piano, fai piano, non ti farò del male, sono tuo amico. Per favore, non mangiarmi! Aspetta, mi capisci? Già, le catene! Ehi, dove stai andando? Grazie per essere tornata a prendermi, Meg. Ok, sono pronta. Questo sì che era un bel salto! Che rottame! È la tua invenzione migliore! Congratulazioni! Abbassa la voce, questo è il suo primo giro di prova. E non le piace essere criticata. Dici sul serio? Se anneghiamo, mi vendicherò di te. Sarebbe allontanata a nuoto. Spero che sia sull'isola più vicina. Non so, ma non torneremo indietro fino a che non l'avremo trovata. Ma voi due state insieme. Non riesco nemmeno a immaginarlo. No, ma figurati. Così la prof di biologia l'ha beccata alla fine coi suoi scherzi. Dove stiamo andando? Possiamo arrivare a quell'isola di cui nessuno vuole parlare? No, è solo una leggenda, non essere stupido. Alcuni pensano che sia vero. Molto tempo fa, una cometa uccise tutti i dinosauri. Si pensa che cadde da qualche parte del mare, vicino a una bellissima isola. L'impatto fu così forte che creò un varco spazio-temporale che fece sparire l'isola. L'isola attraversò indenne ogni tipo di cataclisma sulla Terra. Nessuna era glaciale la scalfì, nessuna civiltà la conquistò. Nessuno è mai riuscito a trovarla. È diventata una specie di paradiso per chi ci viveva e una prigione per chi voleva lasciarla. Di tanto in tanto si apre un portale sotto forma di una sinistra e spettrale nebbiolina che connette a questo regno dell'aldilà. Alcuni dicono che sia abitata da bestie mitiche e antichi animali. Ci sono anche le crudeli bestie marine che sembrano umani da lontano ma hanno i piedi palmati. Appaiono con quella nebbia inquietante e si prendono quello che vogliono. Storie da bambini. Mio padre è scomparso con la nebbia. Scusa, non ne avevo idea. Mi pare di aver visto dei piedi palmati quando Lizzie stava nuotando via. Ma perché non me l'hai detto? Dobbiamo sbrigarci. Andiamo a casa. Voglio mostrarti alla mia prof di biologia.